Bentornati al consueto appuntamento con Mare Sicuro, la trasmissione televisiva in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia, dedicata alla sicurezza di diportisti, bagnanti e di tutti gli amanti del mare. Cominciamo parlando delle attività che si svolgeranno in mare questa settimana. Il 6 e il 10 agosto, dalle 21 alle 22.30, nello specchio acqueo antistante la località di Fiascherino, la società Servizi Beach SRL organizzerà una manifestazione canoistica e notturna denominata Canoa sotto le stelle. È pertanto vietata la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi attività marittima, sia subacquea che di superficie. È fatto altresì obbligo alle unità in transito nelle relative adiacenze di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione, tenendosi a distanza di sicurezza dai partecipanti alla manifestazione. Domenica 8 agosto, dalle ore 12 alle ore 16, si svolgeranno delle regate veliche nello specchio acqueo antistante Monte Rosso al Mare. È fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione, tenendosi a distanza di sicurezza dai partecipanti alla regata. Dal 9 al 13 agosto, la società Ediltecnica SRL effettuerà un servizio di bonifica bellica sistematica subacquea al molo Ravano del porto della Spezia. È vietata la navigazione, il transito e la sosta di unità navali in genere, nonché ogni altra attività connessa con l'uso del mare. È fatto obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze dell'area interdetta di procedere con la massima cautela, mantenendo la minima velocità di sicurezza. Passiamo ora al bollettino del mare, che si può ascoltare sul canale 68 del VHF. Nel Mar Ligure sono previsti venti da ponente nei quadranti meridionali in intensificazione, con mare molto mosso. Ed ora la parola al secondo capo scelto, Dessì Angelo, che ci darà alcuni consigli di sicurezza. Ogni località della nostra bellissima nazione ha le sue peculiarità. Perciò, se per disciplinare i vari settori di interesse occorre emanare ordinanze che tengano conto delle caratteristiche del territorio. In particolare, nei porti non si possono superare i tre nodi. Nell'area B del Parco delle Cinque Terre e nella fascia di 300 metri della zona C, il limite di velocità è 5 nodi. Nel passaggio di Porto Venere, nell'area Parco di Porto Venere, nella zona tra Molo Italia e Porto Mirabello, non si può navigare a più di 6 nodi, mentre il limite è di 10 nodi nella zona C del Parco delle Cinque Terre. E durante la stagione balneare, a meno di 1000 metri dalle coste sabbiose o 500 metri dalle scogliere a picco. Nel canale di Porto Venere, all'interno della congiungente tra Molo Italia e Porto Mirabello, le sole unità che trasportano passeggeri possono raggiungere una velocità massima di 8 nodi. In alcune zone, inoltre, è completamente vietato navigare. Oltre che nelle zone militari, la navigazione è vietata nel seno di Panigaglia, tra le Grazie e Fezzano e nella zona A dell'area marina protetta delle Cinque Terre, con unità a motore, mentre per navigare nella zona B occorre l'autorizzazione dell'ente parco. In ogni caso, nell'area marina protetta è vietato l'ingresso a unità superiori a 24 metri di lunghezza. Anche l'ancoraggio non è consentito dappertutto, infatti vige il divieto di ancoraggio nel canale di Porto Venere tra Punta Beffettuccio e Punta Secca, nella parte interna della caletta tra Lerici e Fiascherino, nelle zone A e B del Parco delle Cinque Terre. Vi ricordiamo che per ogni emergenza in mare potete contattare il numero blu 1530 o il numero unico per le emergenze 112, gratuiti su tutto il territorio nazionale. Dalla Guardia Costiera per questo weekend è tutto. Arrivederci alla prossima settimana, sempre con Mare Sicuro.